Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ciao Marco, buongiorno. Ben trovato al nostro pronto soccorso digitale che come sempre ci svelerà tutti, ma proprio tutti i segreti del mondo virtuale. Allora, per le prossime puntate, se volete potete scriverci a unmattinoinfamiglia@rai.it oppure su Twitter o su Facebook, vi ricordo sempre sulla pagina Mattina Rai 1. Allora Marco, di nuovo alle prese con l'universo digitale, però oggi con che apriamo la nostra rubrica? Dimmi che ci stupirai con qualcosa che ha dell'incredibile, non so. Ti voglio colpire. Vai, con l'uomo colpita. Che torna e che arriva e che viene dal futuro. Addirittura, un uomo, questo signore grande qua che vedete qui nella foto, questo Noah, sostanzialmente dice di essere stato trasportato nel futuro quando era il 2003 e di essere aver vissuto là fino al 2020, quindi da qui a due anni, e adesso di essere tornato nel 2018, cioè ad oggi, e quindi racconta cosa succede nel futuro. Dice di essere un po' come nei film, no? Quando uno viene portato nel passato che si trova un po' depresso, un po' colpito da quello che c'ha intorno, non riesce più, disorientato. Allora ha detto che ci saranno le macchine elettriche. Ha detto che Trump sarà rieletto, anche se i sondaggi dicono che invece ha scarse possibilità, perlomeno ad oggi, e quindi dice che nel 2020 sarà. E poi dice che ci sarà il teletrasporto. E qui ho cominciato a dire: vabbè, allora da qui a due anni il teletrasporto, mi sa che questo è più un mitomane che uno venuto dal futuro. però effettivamente, se guardi l'intervista, sì, colpisce molto. Colpisce. Volevi che ti colpissi e guarda, la vedrai. Molto colpita. Sì, perché lui è un bravo attore, ma lui molto, molto sentito, molto disorientato. Vai a capire. Comunque la prossima volta, Marco, sarò molto più attenta nel chiederti di sorprenderci, perché tu mi prendi il alla vero lettera. Uomo venuto dal futuro sono io. E allora adesso torniamo con i piedi per terra con il nostro sportello digitale. Sì, allora, per gli studenti, siamo in un periodo dell'anno in cui gli studenti devono cercare di orientarsi, anche le famiglie, no? E cercare di scegliere il liceo piuttosto che l'università giusta. E allora ci sono i siti della generale della pubblica amministrazione vengono incontro. Il sito istruzione.it/ cioè / orientamento aiuta a scegliere ad esempio il liceo giusto. Oggi ci sono per esempio licei tecnologici che possono aiutare a intraprendere una professione che è sicuramente un periodo in cui funziona molto, no? Tutto sta diventando più tecnologico, tant'è che ci siamo noi qua, e avanti così, oppure banalmente quelle più idonee alle proprie capacità, e quindi l'istruzione viene incontro. Bene, bene, bravo Marco, tante informazioni utili per chi ci segue da casa, ma è utile anche essere messo al corrente della veridicità delle notizie. Sì. Come ad esempio, brava, la Guardia di Finanza, se vi manda un messaggio che dice: attenzione, per tenere salvi i vostri dati dovete scrivere questo messaggio, dove dite sostanzialmente a Facebook che i dati sono solo vostri, cioè in modo che vi possa salvare, dà la copia dei contenuti. Allora non è vero, cioè si cita la Guardia di Finanza, ma la Guardia di Finanza non c'entra assolutamente nulla, anzi si sfrutta la Guardia di Finanza come nome, perché ovviamente ha grande credibilità, per far credere in sostanza ad una bufala. La bufala in questo questione riguarda il fatto che ognuno ha un po' paura che le proprie fotografie, i propri dati vadano in giro in modo sconsiderato. E quindi pubblicano questo post per evitare che ciò accada. In realtà è nella privacy che viene accettata quando si crea l'account, lì ci sono scritte tutte le cose che Facebook può fare o no con i vostri dati, e non certo con questi messaggi. Scusa però, no Marco, com'è possibile che chi inventa delle bufale, no, non abbia paura comunque di essere perseguito? Cioè non c'è la possibilità di risalire chi ha pubblicato quella determinata notizia? Allora sì, se io domani pubblico una bufala, è probabile che mi becchino, soprattutto se sono bufale che contengono dei reati importanti, tipo il procurato allarme, oppure no, diffamazione, eccetera. Però a volte, quando passano tanti anni, prendono vie traverse, perché vengono ritwittate, ricondivise, eccetera, e si perde un po' l'origine. Però tuttavia non fate queste cose, perché potreste essere molto beccati subito. Attenzione, infatti, meglio proprio non provarci, magari pensare a fare altro. Bravi, altro. Allora, voglio proprio rifarmi gli occhi
con uno dei tuoi video curiosi che riesci sempre a scovare nella rete. Questo è molto bello, guardatelo, perché si tratta di una tartaruga che ha perso, poverina, il proprio guscio, parte del proprio guscio, dovuta ad un incendio. E questi ricercatori, grazie ad una stampante in tre dimensioni, quindi quella che permette di stampare cose in un certo modo, gli hanno ricostruito il guscio esattamente come lo aveva prima. E quindi hanno potuto risaldarlo allo scheletro, insomma, che era rimasto attaccato. Vedete, questo qui è un pezzo del guscio. E la povera tartaruga, che aveva sofferto molto, è stata salvata dalla tecnologia che ha permesso di ricostruirle il suo povero guscio che non aveva prima, ha perso. Per lei è importante, ovviamente, no? Assolutamente, quindi una bella storia a lieto fine. Adesso speriamo che... E adesso... a lieto fine. È il momento, non si sa invece se sarà uguale, quindi se finirà con un lieto fine il tutorial, quindi, di Marco. Attenzione, attenzione, state pronti perché aiuto. Qua in diretta può succedere qualunque cosa. Allora, che cosa può accadere, per esempio? Guardate, che uno è lì che guarda il proprio cellulare, a un certo punto cade nell'acqua. Dice, oh porca miseria, e adesso cosa posso fare? La prima cosa che viene in mente da fare, io rovescio un po' di acqua qua, è questa qui che è sbagliata, lo faccio con la mano asciutta. È per un evitare classico prendere la sua capella. Attenzione. No, cerchi di, ma io se vedete con il phon, l'acqua la spargete dappertutto, vedete, evapora dentro. È vero, è peggio. Per cui non si fa. Cosa si fa? Ma quello è un classico, quando cade il cellulare prendere la sciocca. Esatto, sbagliatissimo, sbagliatissimo. Si prende una cannuccia e fin qua uno dice, e poi? E che facciamo con la cannuccia? Poi si prende un aspirapolvere, che qua sotto c'è l'aspirapolvere, è vero, che non potete vedere, ma è vero. Lo accendo, attenzione, si mette un piccolo adattatore così, si fa così, si accende. Scherzavo. E poi, come potete vedere qua, io posso, vedete, aspirare. Guardate le gocce. Guardate come si aspirano. Guarda come vengono via. Vedi? E aspirate. Posso qua sul tavolo, così aspiriamo. Aiutiamo, eh? Così la Rai non deve asciugarlo. Ci pensiamo noi. Ecco qua. Potresti avere anche un nuovo mestiere. Ora c'è, c'è la comunque Marco, bravo, perché è stato molto interessante. Giusto. Perché comunque io avrei salvato, se l'avessi saputo prima, tanti dei miei cellulari. Invece, che non ti dico dove sono caduti. Non lo voglio è sapere. Dove cade a tutti, e ma non cosa, si può dire. E cosa si fa? Si accende un cero. E addio cellulare. Quindi in questo modo con l'aspirapolvere, chi c'era mai al privato? No, esatto. Vabbè. Attenzione con l'aspirapolvere, è pericoloso. Aspirapolvere subito. Vai. E adesso andiamo a leggere la mail di Lavinia che scrive: la scorsa settimana avete detto che cos'è il router e come funziona, ma vero, il modem è la stessa cosa e ha la medesima funzione? Brava, grazie Lavinia innanzitutto di guardare tutte le puntate, perché sei guardato anche la settimana scorsa, sei stata anche molto attenta. Il modem è l'acronimo ricorsivo, non mi ricordo, insomma, modulatore, demodulatore. È questo, è un insieme di questi due inizi di parole, e sostanzialmente significa, serve questo oggetto, questo dispositivo, a convertire i segnali, cioè della DSL in un certo modo, in un altro compatibile con i computer. Ora non entriamo troppo nel tecnico, no, ma serve a quello, mentre il router, ricordo quello della settimana scorsa, fa un pezzo di cose in più. Quindi questa è sostanzialmente la differenza tra il modem e il router. E allora chiudiamo con una bella notizia apparentemente assurda. Allora, i robot, i robot che imparano. Perché qui il tema è che molti stanno lavorando, aziende private, centri di ricerca, sull'intelligenza artificiale, che è un concetto un po' ampio, perché imparare sbagliando e quindi acquisendo da sé delle nuove competenze è di solito non roba da macchine, è più una caratteristica umana, se vuoi, no? E stanno cercando di spostare tutto questo anche invece sui robot, sulle macchine, affinché siano autonomi, imparino. E quindi la logica della curiosità, la curiosità è un altro elemento importante dell'essere umano. Sono curioso, pensa ai bambini che nascono e imparano a stare nel mondo giocando, no? Quindi la curiosità, si sbaglia, ci si fa male, si sa che quello non bisogna più farlo, impari una cosa nuova. Quando invece fai qualcosa di positivo,
obiettivo è una ricompensa. E quindi in sostanza stanno cercando di trasferire all'intelligenza artificiale e ai robot le stesse competenze, le stesse caratteristiche, però, portando ovviamente del bene e del male a seconda di quello che sarà il futuro. Però questa è la tecnologia, questo è il digitale. E anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro Pronto Soccorso Digitale. Marco, ci diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana e ricordiamo come sempre, per chi volesse cercarti può farlo su Facebook con Marco Camisani Calzolari.